Salve, sono Urbano della Sani Moreno con Fuochi Audi di Fucecchio. Oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco vetture usato. Si tratta di questa Volvo V50. È una vettura 1.6 cilindrata, turbo diesel, 114 cavalli, dell'anno 2011. Andiamo a questo punto a vedere da questa immagine, ad osservare la carrozzeria esterna di questo colore bianco. Sulla carrozzeria non ci sono marcature, qualche graffio da vettura usata, questo sì, e vedremo tra l'altro le specifiche, tipo qua nel paraurti davanti, vedete, qualche graffietto. Qualche graffietto qua nel paraurti anche posteriore, però l'esterno è sempre presentabile. Andiamo adesso a vedere anche le dotazioni della nostra Volvo. Partiamo dal frontale con i suoi fari normali, che lega da 16 pollici con gomme estive, sempre ancora tutte da sfruttare, e siamo anche all'interno della nostra Volvo. Osserviamo esteticamente anche il cruscotto, guardate qua le plastiche come sono sempre belle, lucide e senza graffi. Bella è anche la console centrale e belli sono anche i pannelli laterali con tutte le sue rifiniture in tessuto. A livello di dotazione troviamo il suo bracciolo appoggiagomito centrale, leva del cambio a 6 marce, cambio manuale, climatizzatore automatico bizona, e ritroviamo le temperature sul nostro display, come ritroviamo le stazioni radio, e quindi una vettura con le dotazioni classiche che ci vogliono. Sulla sinistra abbiamo gli interruttori dei 4 vetri elettrici, regolazione elettrica degli specchietti, accensione fari, display centrale. I chilometri della nostra vettura sono 236.558. Osserviamo anche la tappezzeria interna di questo bel tessuto nero e risulta bella e pulita, perché come il nostro solito è stata lavata e igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica. E quindi quando entriamo all'interno del nostro abitacolo l'accoglienza è veramente ottima, quindi risulta bello e pulito. Osserviamo anche il bagagliaio, che anche questo è ampio e pulito perché è stato lavato e igienizzato a vapore come la tappezzeria anteriore. Poi abbiamo il sedile posteriore sdoppiabile e abbattibile per aumentare il nostro vano di carico, mentre sotto il pianalino abbiamo il vano portaruota, ma in questo caso non abbiamo il rotino, ma c'è il kit di emergenza per le forature. Passiamo ad osservare anche il vano motore, anche questo bello da vedere, con tutti i suoi componenti al loro posto. La manutenzione è stata tutta effettuata dal precedente proprietario presso la sua autofficina di fiducia, quindi tagliando i fatti regolari e cinghia di distribuzione già fatta. Dopodiché, prima comunque di essere messe in vendita, le nostre vetture usate vengono comunque controllate presso il nostro service, seguendo una nostra checklist multicontrollo interna, per capire, fra virgolette, pregi e difetti della nostra vettura, che naturalmente vi saranno anche spiegati. Dopodiché ci abbiniamo a 12 mesi di garanzia assicurativa, con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Anche questa vi sarà spiegata in sede. Adesso salite in macchina insieme a me, andiamo a fare un giro di prova su strada. E quindi partiamo per il giro di prova. Analizziamo alcuni aspetti. Intanto posizione di guida, veramente comoda.
perché il sedile è largo nella seduta, lo schienale è largo e quindi ci stiamo molto bene, come si dice, all'interno. Poi troviamo pedale della frizione morbido e preciso nello stacco, come è preciso anche l'innesto delle marce. Assetto stradale anche questo buono, perché la vettura, guardate, va dritta su strada, volante dritto, e non sentiamo assolutamente nessuna vibrazione sulle ruote, quindi ottima scorrevolezza su strada. Il motore risponde bene all'acceleratore, l'insonorizzazione dell'abitacolo, anche questa è buona perché non ci sono battiti, non ci sono scricchiolini, quindi grande soddisfazione nel guidare questa vettura. È una vettura ancora da sfruttare perché si guida veramente molto bene. Climatizzatore funzionante, autoradio funzionante, servo sterzo leggero e preciso. Questo motore 1.6 turbo diesel, 115-14 cavalli, si guida in un modo veramente fluido, cioè anche in questo percorso urbano, cittadino, la vettura risulta facile da guidare, agile, pronta all'acceleratore. E poi comunque anche sul viaggio lungo, avendo le 6 marce, si trova sempre il rapporto giusto della marcia, i giri giusti, quindi un'ottima scorrevolezza nel percorso più veloce. Lo spazio all'interno ne abbiamo a sufficienza, quindi anche per la famiglia spazio sia nell'abitacolo che nel bagagliaio, come abbiamo visto con la sua modularità. Quindi un'ottima vettura, ancora tutta da sfruttare, come si dice, a 360 gradi. E poi bella dentro, perché è pulita, non ci sono cattivi odori, è profumata perché è stata lavata e igienizzata a vapore. E dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni. A questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it, dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi sui social, Facebook e Instagram, al nostro indirizzo Sani Fucetti. Ora, questa Volvo V50 è già disponibile, quindi potete già venire a vederla, perché no, a provarla insieme su strada, oppure telefonate ai nostri numeri, vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Grazie per l'attenzione e, come diciamo sempre, alla prossima vettura!